Eccoci, siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti e benvenuto ad Alessandro Sperduti, l'ospite di oggi di Granelli la Serie. Ciao Alessandro. Grazie, ciao, buon pomeriggio. Grazie mille per aver accettato il mio Grazie invito. a te. E niente, vabbè, Alessandro Sperduti è un attore italiano che, nonostante la sua giovane età, perché ha 33 anni, ha 25 anni di carriera, quindi già questo mi fa rosicare parecchio. Cioè, diciamo che tu sei nato su un set televisivo, cioè, no, su un, cioè hai iniziato facendo spot, poi hai Sì, ridicolo. continuato facendo film, cioè tu sei nato. Ad esempio, questa che Sempre, oddio. che cos'era? Che cosa facevi qui, il bambino del... Questo era il cristallo di Rocca. Vedi? Che neanche Wikipedia riporta il cristallo di Rocca. Che Era un film di cos'è? Maurizio Zaccaro, era una favola di Natale. Ogni tanto lo rifanno, poi, nel periodo di Natale ogni tanto lo rifanno. Bellissimo, abbiamo girato in Trentino, una delle Ma primissime esperienze, sì, bellissimo. Mezzo alla dai! E tu neve. che personaggio eri? Eri un bambino che chiamava il Natale, no? Sì, erano questi due bambini che praticamente passavano da un villaggio a un altro, questi due villaggi che erano, diciamo, come si dice, non, non, insomma, in cattivi rapporti, no? Quindi c'era questa sorta di guerra tra villaggi e loro fanno questo viaggio per andare a trovare la nonna dall'altra parte e E tu si quanti anni perdono. avevi? Lì ce n'avevo 10, 8, credo. 9, 10. Sì, intorno ai 10 anni, sì. E niente, poi dopo hai ispirato una celebre serie americana, Big Bang Theory, diventando Young Sheldon. Verso gli 11-12 anni, immagino. Oddio, è vero. E se non hai creato tu questo personaggio 20 anni fa, prima dell'originale, e poi, Vedi? per non farti mancare nulla, hai recitato con Cate Blanchett, Ecco, bene. all'età di 15 anni in questo film Mamma mia. Heaven. Lei poi ha vinto un Oscar qualche anno dopo, però insomma, diciamo, non ti è andata male, non ti è andata malissimo. Ma... No, no, no. E poi, vabbè, tutt'oggi comunque Leonardo da Vinci, i Medici, poi faremo vedere anche queste altre rappresentazioni, Nero a metà, quindi diciamo, i liceali qualche anno fa, quindi è impossibile, non, anche se uno magari non si ricorda come ti chiami, è impossibile che non la tua faccia ben presente da 25 anni a questa parte ovunque, L'incubo. L'incantesimo 4, Orgoglio 2-3, Caterina e le tue figlie, cioè recitato anche con Virna Lisi. Sì, anche il cristallo di Rocca c'era Virna Lisi, Ma infatti penso faceva mia che nonna, sì, lei è l'avevo conosciuto io, mamma mia, stratosferica, una sì, delle attrici stratosferica proprio. più belle e più brave con cui Sì. tu abbia mai recitato, nonostante Cate Blanchett ci perdonerà, però Virna Lisi è Virna un'attrice Lisi, sì, veramente, ero fantastica. emozionatissimo, mamma mia. E Sì, quindi sì, sì. niente, i tuoi genitori o tua sorella, poi ce ne parlerai tu, hanno deciso che tu dovevi fare questo nella vita ancora prima che tu fossi capace di intendere e di volere. Quindi raccontaci un po' questa storia che magari avrai già Sì, raccontato. beh, in realtà no, è nato diciamo un po' per caso perché praticamente c'era, diciamo, noi a casa abbiamo sempre un po' respiro, cioè i miei hanno sempre passato un po' la passione per il cinema, per il teatro, andavamo spesso al cinema, mi ricordo che era proprio il momento bello, cioè quando si andava al cinema, poi si andava tutti insieme, era proprio un momento bello, quindi, e poi io ero tranquillo davanti alla TV a vedere film, cioè mi calmavo se piazzavano davanti alla TV a vedere un film, stavo felice e sereno, quindi comunque diciamo ci hanno trasmesso un po' questa cosa, poi anche in generale un po' per tutta l'arte, Ma quindi loro sono artisti oppure sono solo non di amanti? professione, sono amanti, sì, sono amanti, non di professione, facevano in realtà tutt'altro, però tutti e due diciamo, hanno provato un po' con la pittura, no? Un po' con la musica, quindi hanno spaziato un po' e ci hanno passato questa cosa. Quindi anche tua sorella. Sì, le mie due sorelle e mio fratello, siamo in tanti. Sì, è un bel gruppone. Wikipedia ne riportava solo una, perciò ho detto, Sì. no, bene, un'attrice, fate tutti gli attori, no? No, 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 mio fratello è doppiatore e poi invece, diciamo, Diana è nella pittura, si è dedicata più alla pittura. Bello. E Barbara canta e produce delle, una sorta di, diciamo, sempre creazioni artistiche, però fatte con materiali più con legno, metallo. Quindi, insomma, sì, un po' di tutto. Alla fine ci piace, sì, ci è piaciuta questa cosa e abbiamo cercato di coltivarla tutti.
E quindi ma sì, un po' per caso. Perché... Ma tua sorella, quando ti ha portato a questo primo provino per uno spot televisivo, cioè ti ha portato perché voleva farti diventare un bambino prodigio, oppure era andata lei per fare questo spot televisivo e poi hanno preso te al posto di lei come la maggior parte degli attori? No, in realtà no, ero andato io, cioè mi ero iscritto in realtà in un'agenzia praticamente, un'agenzia che appunto faceva provini per bambini, così, quindi mi sono iscritto all'agenzia, ho iniziato a fare questi provini e mi sono divertito, sì, diciamo ovviamente poi nella prima fase c'era, dovevo capire un attimo bene come funzionasse, perché no, che cos'è un provino proprio, quindi insomma è iniziato tutto un po' così con calma, così poi è arrivato il primo spot, alla fine insomma, e poi è arrivato il primo film, era in realtà una miniserie che si chiamava Il tesoro di Damasco, di José María Sánchez, era una miniserie fantasy, girata in Tunisia, quindi insomma avevo 9 anni. All'epoca andavano molto di moda, erano bellissime, sì. Tra l'altro non so perché non le rifanno più. E infatti, ma poi è stata un'esperienza fichissima, perché sono partito con mia sorella poi, perché comunque quando sei piccolo chiaramente hai un tutore che ti segue, no? Diciamo poi sul set, e quindi siamo andati in Tunisia a fare questo viaggio di un mese lì a girare una storia fantasy, quindi comunque mi sono innamorato. Subito dopo Il cristallo di Rocca di Zaccaro, quindi in Trentino, sulla neve, sempre una favola, quindi comunque diciamo, è scattato un po' l'amore. Diciamo al gioco, non lo vedevi come sì, esatto. No, assolutamente, no, è stato proprio, era proprio divertente, era bello stare sul set, era, cioè fai quello che poi si fa, no, quando sei piccolo, quindi fai finta di fare, di giochi a qualcosa, no, un gioco. Poi sì, dopo, piano piano, crescendo... Insomma, però diciamo, la tua famiglia non ti ha mai caricato di aspettative, non è che facevano pressione o... No, su quello no, sempre stati molto... Cioè, hanno sempre detto, se ti piace, se vedi che riesci anche, diciamo, a conciliare poi la scuola, gli studi e tutto il resto, allora ok, se vedi che invece è una cosa che non... Cioè, capisci che poi non ti corrisponde o non ti piace, a quel punto, insomma, decidi tu. Chiaramente poi sì, quello è arrivato il momento della crisi, poi a un certo punto, ma come per tutti, no? Arriva il momento. Ma meno male, perché sennò saremmo a parlare solo di cose belle. Cioè. per forza, parte proprio della vita. Cercare di infondere coraggio a tutti quelli che ti seguono e che si può fare, si possono realizzare i sogni a prescindere, vedi, anche se lui ha iniziato a 5 anni, però il momento di crisi ce l'ha avuta, come tutti noi, e tutte le ci scegliamo. Allora, il primo momento di crisi ti sarà venuto quando magari sei iniziato a diventare un po' maggiorenne, hai iniziato a capire che insomma era passato, che poi è il periodo che hanno tutti i bambini prodigio, comunque i bambini che fanno televisione o film da piccoli, poi crescono e c'è la crisi, perché comunque in realtà tu non hai mai scelto da piccolo di fare quel mestiere. Mi ci sono un po' trovato effettivamente, in realtà, e appunto, essendo appunto nato tutto per caso, sì, mi sono trovato questa cosa che comunque è stata bellissima e mi è piaciuto tanto, è diventata poi, diciamo, cioè ha avuto anche una certa continuità, quindi è diventata una parte un po' importante, diciamo, della mia crescita, ecco. E poi sì, è arrivato il momento in cui... Leggendo qualche tua intervista, ho letto che, ad esempio, quando hai girato Orgoglio, che iniziavi ad avere 17-18 anni, hai iniziato a spaventarti un po' perché la gente non ti segue, cioè sul set non eri più il bambino che veniva seguito, no. Ti lasciavano da solo e quindi è stato proprio il momento, cioè, è stato sì, un momento ben preciso che mi ricordo bene, cioè gli ho proprio detto ah ok, cioè da oggi in poi proprio cambia un po' tutto, no? Poi ovviamente la cosa è stata graduale, diciamo, come tutti quanti, no? La crescita, dal momento in cui cominci un po' a maturare personalmente, quello è insomma, un percorso, è graduale e ancora continua in realtà. Però sì, mi ricordo proprio quel giorno in cui ho detto, ah ok, è tutta un'altra cosa adesso sono io qui sul set e che voglio fare con questo lavoro, voglio continuare, mi piace davvero, è quello che voglio fare nella vita, chiaramente sì, è un po' esplosa tutta questa cosa, un momento tosto, però poi alla fine ho deciso di sì. Quindi... Altrimenti non saremmo qui a parlare. Esatto. No, vabbè, un momento tosto, però mi interessava sapere come l'hai affrontato, cioè come l'hai superato, nel senso hai pensato, perché poi tu sei anche, hai fatto il liceo linguistico, quindi comunque avevi anche altre possibilità, altri sbocchi, hai pensato è troppo difficile questo per me, è troppo faticoso, oppure questa cosa non l'hai mai pensata? Sì, come no, sì, certo.
L'ho pensata, la penso a volte ancora adesso, nel senso che comunque è un mestiere talmente, come dire, anche un po' incerto, no? Non sai mai bene che cosa succede. Diciamo, come dire, l'aspetto sia positivo che negativo di questo lavoro, perché è un po', sì, diciamo, un'arma a doppio taglio non è proprio il modo bello di dirlo, il modo giusto, però Come almeno il tutti i concetto è lavori, quello. sono Il sempre. fatto che questa cosa, cioè il fatto che non hai mai certezza, che comunque cambi continuamente, che comunque sei sempre alla ricerca di qualcosa, no? Ti porta ad essere sempre molto irrequieto, insomma, no? E inquieto. Per cui, ecco, allo stesso tempo un lato positivo e un lato negativo, diciamo. Positivo perché comunque cioè io mi sento sempre vivo così alla fine, no? Quindi, appunto, è sempre tutto in divenire, è sempre tutto in fase di ricerca, quindi chiaramente è molto stimolante. Allo stesso tempo, a volte è tosta perché, appunto, non hai mai le idee chiare di quello che ti succederà, no? Magari nel prossimo mese. E quindi ecco, questo è sicuramente ti porta, specialmente a quell'età lì, ti porta un po' a farti delle domande, a dire ce la faccio a farlo, cioè voglio continuare su questa strada qui. Poi, per quanto riguarda le strade alternative, no, in realtà non sono mai riuscito. Alla fine tornavo sempre lì, Ma anche allora ti sei perché. diplomato, quello mi sembra già un bel punto di Sì, no, partenza. quello sì, quello di quello sono Di aver iniziato a lavorare contentissimo. a 7 anni, il diploma è già un grandissimo traguardo, voglio Di dire. quello sì, sono molto contento, è stato un bel percorso di studi. Poi sì, diciamo che alla fine tutto quello che era secondario a questo mestiere qui in qualche modo riportava poi sempre più o meno al mondo, diciamo, artistico. Per esempio la musica per me è un altro elemento molto importante che ho cercato di coltivare, avevo studiato pianoforte alle medie, alla scuola media. E da lì l'ho sempre portata avanti, ma da autodidatta, perché comunque lì o c'è Tu alle veramente. medie non avevi la diamonica, avevi il Avevo il pianoforte. Ah, wow! Non avevi il pianoforte. fatto che si sentiva. Anche il No. flauto dolce, anche il classico flauto dolce, c'era pure quello, insomma, non ci Fantastico. facevamo mancare Una scuola bella importante, perché alla fine niente. il pianoforte non c'era. Non c'era, no, No. questa era proprio una scuola musicale. Ah, bello. Sì, quindi facevano nel pomeriggio, c'erano le lezioni di pianoforte. Dunque, quando andavo io c'era pianoforte, flauto traverso e chitarra. In realtà credo ultimamente abbiano anche un po' ampliato la cosa, hanno messo forse, se non sbaglio, c'era il violino, insomma, figo. Andavano in giro a fare poi, così c'è, insomma, sì, concerti, saggi, concerti, Quindi hai imparato anche concorsi. a suonare il pianoforte, è l'unico strumento che suoni il pianoforte, oppure E anche. suonicchio un po' di chitarra, ma insomma, quelli più che altro quello era per lavoro, chitarra e batteria un pochino perché avevo imparato per lavoro, quindi mi è rimasto qualcosa, però ecco, il strumento principale sì, è il pianoforte. Però appunto, cioè, alla fine anche lì dici, vuoi provare con la musica? A parte che anche lì è una carriera che Beh, è una voglio. carriera difficilissima. Sì. E poi ci devi dedicare completamente, quindi alla fine diciamo, è rimasta una passione che ancora porto avanti. Però ecco, un'alternativa che tutto sommato è anche simile a questa, quindi non lo so quanta sicurezza poi Vabbè, diciamo che non hai mai avuto potrebbe il piano B e questo probabilmente ti ha aiutato a perseverare nel piano A, perché magari se avessi avuto un piano B. Ah no, questa foto la voglio far vedere perché questa dov'è? È Madonna, veramente inquietante. bellissimo. Sempre gli anni Sembra tre, però psicopatici. Chucky la bambola assassina. No, quello era. Era I Am David, un film che si chiama I Am David, I am David, sì, sì, vero, di Paul vero. Feig. Ma quindi tu recitavi in inglese già? Lì avevo recitato in inglese, sì, lì avevo recitato in inglese. Era sì, un film di Paul Feig, c'era anche Jim Caviezel in quel film, Poi era un bel film. in San Paolo. Sì, infatti poi l'ho rincontrato lì. Produzioni internazionali, cioè fantastico. Eh sì, ogni tanto capitano queste A parte che cose io penso tu abbia belle. anche una bella fama, nel senso, non lo so, questa è un'idea, correggimi se sbaglio, della persona ligia, della persona, cioè, affidabile a 360 gradi, perché, cioè, voglio dire, prima i medici, poi Leonardo, non so se sono la stessa produzione, però ormai hanno capito che su te possono contare.
qualsiasi altra cosa faranno, io sono certo che ti chiameranno. Speriamo, per me, vabbè, è un piacere, è una bellissima cosa questa, spero di sì, insomma. Certo. È una bella, cioè essere, come dire, considerato in questo modo come una persona ninja, è una cosa bellissima, spero di sì, insomma, spero in generale. Sicuramente sì. Però diciamo, più o meno la svolta, anche se hai recitato in 700.000 fiction, è arrivata con i liceali, sì. Correggimi se sbaglio, esatto, era il 2008, anche sì. Io seguivo i liceali, nonostante le generazioni, perché io sono un po' più grande di te, ma questo non fa niente. E, tu eri un liceale ed è bellissima questa cosa, e hai fatto la prima e la seconda stagione. Tra l'altro sì. Mi voglio soffermare un po' sui liceali, perché è stato tu hai fatto il personaggio di un ragazzo che si scopre omosessuale nel corso della stagione, quindi non nasce nemmeno etichettato come omosessuale, ma è proprio quella fase di ricerca che tutti, sì. Che tutti abbiamo a quell'età. La cosa bella è che l'hai fatto, ti è stato permesso di farlo in un periodo storico dove si iniziava a parlare di questa cosa, perché sembra strano, però nel 2008 in Italia, io penso tu sia stato uno dei primi personaggi che ha interpretato l'omosessualità in questo modo, quindi anche una grandissima responsabilità. No, è una cosa molto bella, infatti è un bellissimo personaggio quello, sì sì. Sicuramente hai aiutato, te lo dico, tantissimi ragazzi di quell'età ad avere più sicurezze, ad avere più garanzie, ad avere più fiducia in se stessi, perché era... Bello, non, è una cosa bellissima. Non dico che era tabù, però era ancora un po'... Ancora non se ne parlava, sì, o comunque magari... I ragazzi di quell'età erano ancora molto, molto resti al dichiararsi magari in famiglia oppure... a manifestare apertamente. Ad avere un protagonista di una serie di Canali 5 famosissima che intraprende questo percorso, tra l'altro in maniera veramente semplice, perché poi non si parla dell'omosessuale macchietta, diciamo, che magari si è abituati a vedere dagli anni 80, anche dagli anni 70, era proprio un percorso di scoperta molto molto vero. E, sì. Parlami un po' di quell'esperienza, tu come l'hai vissuta? Sicuramente non c'erano i social, quindi magari non avevi infatti. Il riscontro, era appena iniziato Facebook forse. Però da poco c'era Facebook, infatti hai avuto qualche riscontro, qualche ragazzo ti ha contattato? Sì. Sì, 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 è stata una cosa, infatti un'esperienza bellissima, sì, ho ricevuto anche delle lettere di ragazzi, erano... che sì, beh sì, perché era anche il modo di comunicare prima di sì, sì, ancora non era Facebook, ancora stava, sì è vero, stava nascendo, io non mi ricordo, ce l'avevo forse durante la seconda stagione, ma tu non sei molto social a prescindere, ma io sono sì, è vero, sì, effettivamente non ho mai imparato a gestire, non ho mai imparato veramente per tutti i tuoi fan, cioè non hai un profilo Facebook ufficiale, alcune volte fatti una pagina che c'hai più fan page che pagine ufficiali, poi la gente sai che è vero. No, su Instagram mi sono concentrato su un po' pochino di più su Instagram, perché alla fine ho detto vabbè, adesso questo è sì, cambiare diciamo discorso, però perché in realtà un po' io, perché sono molto, molto riservato in generale, e quindi non lo so, non mi sono mai abituato forse a questa cosa, però un po' sto imparando anche, ed è anche divertente a volte, perché creare contenuti, mi diverte molto creare contenuti, per cui su Instagram c'è la possibilità. C'è tanta gente che ti ama, che ti segue, quindi magari avere un rapporto, no è vero, perché anche ora... sponsorizzando l'evento, ho visto che su Instagram hai tantissime fan page scritte in variato modo. Saluto tutti, tra l'altro, ringrazio. Salutiamoli. E grazie se ci state seguendo, se ci seguirete, perché poi questa intervista resterà in eterno, ovunque. Quindi... per un po' di responsabilità. Quindi ritorniamo a questo personaggio, sì. Parlami un po' di quel periodo, era il 2008, come hai vissuto? Bellissimo, bellissimo, un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, perché intanto sul set c'era proprio un'atmosfera bella, questa era a tutti gli effetti, io mi ricordo, dicevo sempre proprio che mi sono quasi goduto più la scuola in quel modo che la scuola poi vera, non so come dire, perché comunque era come viversi un po' solo la parte positiva della scuola lì, no? Quindi senza l'ansia delle interrogazioni, senza l'ansia e avevano creato diciamo
con i provini, eccetera, hanno creato questa classe a tutti gli effetti. Eravamo, forse eravamo una ventina di persone, insomma, sì, all'incirca. Poi, voglio dire, quella serie ha lanciato anche tanti attori. Sì, sì, sì. È molto fortunata anche da questo punto. È vero. È vero, e insomma poi con insomma siamo anche rimasti poi in contatto, perché si era creata proprio una bella atmosfera, anche grazie al regista Lucio Pellegrini, che proprio aveva messo calma, cioè ci faceva proprio godere dell'esperienza. E poi comunque c'erano delle storie belle da raccontare, erano proprio delle belle storie da raccontare, quindi tutti personaggi molto belli. Per quanto riguarda il mio, sicuramente è uno dei personaggi a cui sono più affezionato in assoluto, perché era proprio un bel personaggio, c'era tanto dentro a quel personaggio lì. Come hai detto tu, la sua ricerca è vero, era una ricerca semplice, molto pura, no? Insomma, con cui ci si può relazionare facilmente. E poter dare vita a questa cosa è stato sicuramente un privilegio. Il fatto che anche veramente a livello sociale, te lo dico, ha aiutato sicuramente tantissimi ragazzini di quell'età ad essere più sicuri, perché appunto si potevano immedesimare in un personaggio vero, perché era un personaggio costruito molto bene. Invece sono molto felice, sì, questa è una cosa molto bella. Bene, andiamo. Perché insomma, una delle cose più belle di questo lavoro è proprio questa, quindi cioè, la possibilità, se effettivamente poi arriva qualcosa e come in quel caso magari dà pure una mano in un certo senso, insomma è una bella soddisfazione. Era proprio il periodo in cui si iniziava a parlare, ma non tanto, del tema dell'omosessualità. Non era ancora, per esempio, nato Glee, non c'era ancora tutta quell'attenzione. Quindi è stata veramente un punto di svolta, secondo me, molto importante, sia per la tua carriera e soprattutto per il discorso sociale. Sicuramente hai aiutato tanta gente in Italia. Bello. Poi continuiamo con il tuo percorso artistico e viene un altro film. Aspetta, fammelo. Non si clicca, eccolo. Anche questo è un film molto importante per la tua carriera, dal regista di Ho voglia di te. Meno male che ci sei. Eh sì, bello pure questo, sì, pure questa è una bella esperienza. C'era. Sei andato anche in Russia con questo film. Infatti, sono successe delle cose bellissime grazie a questo film. A parte che ho conosciuto Chiara Martegiani e siamo rimasti amici anche con lei, insomma, ci sentiamo. E quindi questa anche è stata una cosa molto bella. E poi, sì, a livello di carriera sono successe delle cose molto belle grazie a questo film, cose totalmente inaspettate proprio, cioè veramente non me l'aspettavo. Tra l'altro c'è una cosa, diciamo, c'era una scena che adesso di cui insomma penso di poter parlare un po' più serenamente, però quando uscì il film, cioè non solo, quando in realtà l'avevo proprio girata questa scena, che è una scena in cui loro litigano a un certo punto, c'è cioè questo litigio su, tra l'altro bellissimo, un terrazzo bellissimo, un campo da basket, quindi bellissimo, la regia era proprio bella. Però io ero, non ero, per lì quando poi rivedi, sempre parte mi fa strano in generale rivedere le cose. In questo caso avevo detto, Dio, non lo so, forse ero, perché ero ancora poi tra l'altro in un periodo di, appunto, sto cercando di capire, è giusto, non è giusto come faccio questo lavoro, lo voglio fare, non lo voglio fare, lo sto facendo bene, forse no, insomma era proprio un momento di confusione. Analisi, diciamo, era un momento in cui Sì, dovevi sì. mettere a fuoco te stesso. Sì, e quindi rivedere poi questo film non è stato semplice in generale, e invece poi sono successe delle cose. Non ti piacevi nel In film. generale faccio sempre fatica ad essere pienamente soddisfatto di quello che faccio. Tuttora non ti rivedi, cioè non fate neanche, che ne so, No, a le volte rivedo, sì, no, a volte rivedo delle cose. Leonardo, lo stai vedendo. Sì, lo sto seguendo. Sì, poi diciamo che crescendo adesso me la godo un po' di più. Una porca figura, cioè, Come? nelle prime due puntate non è che hai fatto proprio una bella figura. Un cattivissimo, un maledetto. Insidioso, cattivo, l'hai condannato quasi a morte, hai fatto qualsiasi cosa, poi ti sei redento, diciamo, però vabbè, Però comunque diciamo sì, insomma, non proprio ammirevole, ecco. No. esatto. Comunque vedete, domani c'è la seconda puntata, anzi Sì, vabbè, domani, dopo martedì, ne parleremo. poi vabbè. Esatto.
Ora ritorniamo qui, eri un po' insoddisfatto del lavoro che avevi fatto, insomma. Sì, sicuramente sì, un po' la tendenza a giudicare, ad autogiudicare, diciamo. C'erano 22, forse, 22, 23 più o meno, sì, una decina d'anni fa. Eh sì, una decina d'anni fa, perché era il 2011, mi pare, se non sbaglio, 2010. Quindi, sì, insomma, ecco, vabbè, insomma, la mia tendenza un po' a criticare un po' il lavoro che faccio, che, insomma, adesso sicuramente me la godo un po' di più, in generale, adesso mi diverto un po' di più, comunque... Quello di 30 anni, è vero, la parte positiva dei 30 anni. In periodo di sì. Lo stai facendo alla grande, tant'è vero che, voglio dire, i ruoli, cioè ti stanno arrivando tantissime occasioni bellissime negli ultimi anni che stai raccogliendo tutte, a partire, allora, hai fatto anche il doppiatore, diciamolo, giusto così, tanto per, in questo visto, per non farti mancare nulla. Come l'ero vestito, ma... non lo so come m'ero vestito in quel caso. che capelli ero fatto. Certo, perché era Robin, era per riprendere un po' Robin, io doppiavo Robin, e quindi tutto sommato l'occhialetto, vabbè, figo, pure quello sì, esperienza fighissima, pure quella, nuova, un'esperienza nuova, diversa ovviamente dal set. È stata l'unica occasione di doppiaggio che hai fatto, oppure ne hai fatte altre poi? No, quando ero più piccolo avevo poche cose, devo dire, cioè il doppiaggio ho fatto pochissimo, a parte ovviamente quando ti ridoppi tu, cioè quando magari c'erano delle cose che avevo fatto o in inglese, oppure semplicemente dalla presa diretta, a volte magari c'è qualche problema. Vedi, questa è un'altra cosa che noto, tu ti ridoppi sempre, cioè ad esempio anche in Leonardo la voce è tua, anche se ridoppiata in italiano. Perché invece Matilda forse non ha avuto la possibilità di ridoppiarsi perché è stato altro. Sì, era impegnata poi su un altro set. Io sono molto contento di essermi ridoppiato perché mi diverte comunque, poi diretto da Francesco Pezzulli, che è un fenomeno, che è la voce di DiCaprio, la voce diciamo ufficiale di DiCaprio, quindi insomma accompagnato decisamente bene, e quindi insomma poi vabbè, invece su Lego Batman c'era Marco Mete, che è un altro gigante del doppiaggio, quindi insomma sono state due esperienze sicuramente diciamo in cui sono stato accompagnato molto bene e molto fortunato, però sì, mi sono divertito parecchio. Sicuramente il cartone animato è molto diverso dal, diciamo, dal doppiaggio sulla presa diretta o comunque su un film. Ti permette di divertirti un po' di più il cartone animato, sì, perché... poi c'è una caratterizzazione diversa, cioè, io poi era un periodo un po' tosto, quello in cui è un periodo personale, a livello personale, insomma, un po' tosto, e fare quella cosa è stato un po' terapeutico, perché effettivamente Robin sta sempre a 3000, quindi urla tutto il tempo, è sempre molto felice. Sempre ma voglio dire, in buona compagnia con Geppi Cucciari vi sarete andati. È vero, anche se in realtà poi ci siamo visti poco, perché poi spesso i doppiaggi si fanno diciamo in colonna separata, quindi ci siamo incontrati più dopo o prima magari che proprio diciamo durante la lavorazione, però sì, mi sono messo alle risate, quindi insomma... E poi è arrivato il 2014 e hai fatto l'ultimo film di Ermanno Olmi, cioè parliamo anche di questo, perché siamo fatto nulla. Sì, quella forse è l'esperienza più intensa che io abbia mai vissuto su un set, probabilmente sì, la più intensa, perché è bellissima, un'esperienza bellissima che mi ha dato proprio tanto, tanto, sotto tutti i punti di vista, non soltanto professionale, diciamo, anche personale, avere la possibilità di incontrare Ermanno, semplicemente anche solo di ascoltarlo, parlare, spiegarmi il ruolo, parlarci della guerra... su quel set poi era un set molto suggestivo, perché hanno ricostruito queste due trincee, erano due diciamo, una per girare gli esterni e una per girare gli interni, però erano effettivamente due trincee ricostruite, quindi abbiamo girato su l'altopiano di Asiago in alta quota con la neve vera che non era prevista, tra l'altro, quindi c'è una neve, è arrivata, ha fatto una nevicata che non la faceva da anni, che ha sepolto tutte le trincee. Quindi ci sono delle scene in cui si vedono i soldati che stanno scavando la neve e Ermanno ha riadattato il film dicendo: senti, questa è la natura è una delle protagoniste del film,
adattiamo la storia a quello che è successo, e quindi i soldati scavano veramente per liberare la trincea, se no non potevamo andare avanti con le riprese. Quindi sì, no, un'esperienza umana meravigliosa. Dunque, un mesetto e mezzo più o meno, all'incirca un mese e mezzo, sì. E poi con il resto del cast siamo rimasti lì, comunque abbiamo legato tanto, perché già comunque è un posto quasi surreale, no, Asiago, perché è un posto un po' isolato dal resto, è bellissimo, vabbè, si mangia da Dio, è inutile che, insomma, si mangia benissimo, un posto veramente con dei paesaggi assurdi, capito, questi silenzi, per cui era tutto molto surreale, cioè, anche per questo è stata un'esperienza molto forte personalmente. E poi, finita l'esperienza, devo dire, mi è rimasta dentro per un bel po'. Per parecchio tempo. Ti sei medesimato tanto nel ruolo, poi un ruolo, cioè, insomma, un personaggio importante, una storia molto importante che non era magari neanche molto conosciuta, anzi, non era per niente conosciuta. E torneranno i prati, se non l'avete visto, andatevelo a vedere, perché penso che in qualche piattaforma ci sarà sicuramente. Sì, penso di sì, penso proprio di Ormai. Penso anche Rai Play, probabilmente. Forse anche su Rai Play, perché comunque era andato sulla Rai, quindi forse c'è. E poi arriviamo agli ultimi impegni televisivi che ti hanno visto prima diventare Pietro De Medici e poi diventare il migliore amico di Leonardo da Vinci. Allora, innanzitutto fammela prendere la foto, ce l'ho da qualche parte di Pietro De Medici, non mi dire che non l'ho caricata. Va bene. Ah no, volevo parlare invece di quest'altro, film. Fuga con Marlene. Esatto. E qui hai recitato a tu per tu con Monica Guerritore. Come ne ho veditore, sì. Che ci dici di Monica? Regia di Alfredo Peretti. E beh, Monica è Eri proprio un po' vecchia. Beh, sì. suggestionato, tu eri giovanissimo, avevi 9 anni. Sì, molto emozionato, insomma, di essere a fianco di Monica Guerritore, che è veramente un, Che diciamo, facevi no, no, era una storia la molto particolare. A un certo punto c'è questa sorta di, c'è Ah. questo, cioè, lui comunque un po' si innamorava di lei. Lei è questa donna fighissima, un personaggio bellissimo, e lei chiaramente è stata, beh, fenomenale. Era questa donna molto concreta, una donna, una ladra, insomma, rubava, scappava da questa rapina che aveva fatto. Io me la ritrovavo in casa, per cui a un certo punto cercavo di aiutarla poi a scappare, e scappiamo insieme. Quindi, cioè, tutto è un road movie. Quindi si è rotto proprio anche nel film, oltre che nella realtà. Sì, infatti. E quindi sì, e poi c'era questo bacio finale, perché lui si innamora fondamentalmente di questa figura, che poi però gli dice: tu devi, cioè, tu fondamentalmente gli dice: torna alla tua normalità. Dice: questa non è la normalità, questa vita, no? Dice: quindi tu torna alla tua normalità, io invece vado incontro al mio destino. E infatti poi, vabbè, c'è la scena finale, la scena E super, non la spoileriamo, non esatto. spoileriamo, non La spoileriamo, vuole rivedere anche non questo, lo troverà da spoileriamo, qualche parte. Questo, tra l'altro, fu un grandissimo successo di Rai 1. sì Non mi ricordo quanti milioni di telespettatori, ma tanti. Mi ricordo che il giorno dopo sì era una si bella. parlava solo di quello. Sì, non lo ricordo benissimo, andavo all'università. Bene, e poi, insomma, abbiamo parlato anche di questo, appunto. Parliamo dei medici, me lo ricordavo, Eccoci qua. in cui hai recitato con. Non, era Madden. lui. Come? È lui Rob Stark Sì. di recitato Sì. con Rob Stark. Tu eri un fan di Game of Thrones oppure non Guarda, devo l'avevi essere sincero, non l'avevo mai visto. mai Ero completamente fuori dal mondo quando abbiamo girato i visto? Medici. Era uno qualsiasi, non l'avevi mai visto in faccia neanche Non da l'avevo, no, non lo, non lo, non, sicuramente non lo conoscevo da, no, dal Trono di Spade. Però serie che poi ho recuperato subito dopo, e sono diventato un fan accanitissimo di questa serie. In realtà, poi, insomma, Io lui ho recitato con lui, è lui era mio mio padre, fratello. Ah, è il era mio padre, padre, poi sì, in realtà era mio padre. è il padre, anche se è della stessa età. Però vabbè, sì. Praticamente più o meno magie sì. Però effettivamente poi vedi col trucco, veramente. con i capelli. Non l'hanno invecchiato neanche tanto, diciamo. Tu eri così fantastico, completamente barbato.
Sì, totalmente sbardato questo capello, che era il capello, tra l'altro, di Francesco Pecoretti, che quest'anno è nominato agli Oscar, e quindi, insomma, orgoglio insomma, grandissimo, per, sono molto felice per Francesco. E lui mi ha detto, dice, adesso dai, no, perché io avevo capelli lunghi in quella fase lì, quindi quando abbiamo iniziato a fare le prove, trucco, le cose così, appunto era il momento in cui ero stato confermato, diciamo, dopo i provini, poi da lì parte tutta le prove costumi, prove. E qui dice, no dai, proviamo a fare, dice, facciamo qualcosa con questi capelli lunghi, perché erano giusti comunque per l'epoca. E effettivamente quella era proprio, cioè, una delle acconciature dei giovani di quell'epoca lì. Quindi, infatti, ero molto felice di questa cosa, perché comunque mi ha aiutato tanto anche per, come, caratterizzare un po' il personaggio, no? Cioè, era un elemento. Sì, sì, poi tu eri quello serioso, diciamo, quello più libero. Sì. L'uomo dei libri, l'uomo, un uomo di libri, non è un uomo di politica. Sì, insomma, quello sensibile della famiglia, no? Che cerca. E l'hai fatto grande. Tra l'altro, poi tu sei anche nel seguito, mi ricordo, c'eri anche nel 2. No, nel 2 no, nel 2 c'è la figura di Piero, però è più grande praticamente. Infatti, poi l'ha fatto un altro attore più grande, adesso mi sfugge il nome. Ok, però... fa niente. Ma neanche in qualche flashback c'eri nel 2? No, nel secondo no. No. Ah, perché comunque era cambiata anche un po' la produzione dal primo al secondo, era... Poi si era spostato, diciamo, su nostro figlio mio e di Valentina Bellè, di Lucrezia, e quindi poi appunto la storia si è incentrata tutta su Lorenzo e da lì, diciamo, è andata avanti la prima stagione è quella che ha avuto proprio un riscontro stratosferico. Sì, era piaciuta. 9 milioni di telespettatori, sì. Se ne parlava ovunque, anche lì pubblicità che iniziavano dalle calende greche, i medici, cioè, non potete perderlo, Dustin Hoffman, era lui Dustin Hoffman. Sì, sì, sì. Di che stiamo parlando? Mio nonno, sì. Queste cose surreali, capito? Dustin Hoffman è mio nonno, sì. Anche lì ovviamente è recitato rigorosamente in inglese. Sì, anche lì in inglese. Sì, sì, era stata anche quella una bella esperienza. Poi chiaramente sì, sull'inglese, diciamo, è un po' come tutte le lingue. Più fai esperienza, più poi lo... Ma poi lì devi curare anche un accento particolare, immagino, lì era British, cioè che inglese... Sì, si chiama praticamente Received Pronunciation, si chiama RP. Poi tutti, perché ormai noi tutti siamo a parlare in americano, perché vediamo tutte le serie in British, io non capisco mai niente quando vedo una serie in inglese. Ma poi vabbè, ci fai l'orecchio, effettivamente ci fai l'orecchio. Poi diciamo è in realtà, non so... È simile, forse musicalmente è simile al British, effettivamente, però poi non è proprio British, perché è come se fosse una versione più pulita, se vogliamo, dell'inglese, più pulita, che infatti si adatta perfettamente con le cose storiche. Viene utilizzata proprio, sì, per le cose storiche, perché diventa un po' più un linguaggio universale, in quel senso, quindi anche più adatto. Questa è una cosa nuova, quindi per le cose storiche c'è un inglese particolare che si chiama? RP. Sì, praticamente è Received Pronunciation. Sì, è questa... Sì, musicalmente sembra molto più British, diciamo, no? Quindi sembra, appunto, soprattutto se lo metti in confronto con l'americano, che è più... Volevo vedere in lingua originale, vedi? Ne approfitterò. Ma Leonardo si può vedere anche in lingua originale, che tu sappia? Credo di no. Per adesso mi sa di no. L'hanno mandato soltanto nella versione doppiata. Sì, perché probabilmente non è ancora uscito in America. Forse no, infatti no. Io so che in Inghilterra uscirà a metà aprile, se non sbaglio, per esempio. Sì, per cui però anche lì sarà... E lì sei la figura qui di Tommaso Masini. Questa figura realmente esistita, di un amico, di uno dei migliori amici di Leonardo da Vinci. Anche qui un boccolo particolare. Qui però è la barba, questa penso sia uno dei primi ruoli che fai con questa barbone bello folto, sì. Vero? Bella, sì, bella folta, sì, un po'. Beh sì, comunque anche questa giusta per il periodo, ovviamente,
Sì, è un personaggio realmente esistito, sappiamo poco però di lui, effettivamente di Tommaso si sa poco. Si sa che appunto era un amico di Leonardo, era un collaboratore di Leonardo, avevano, si pare che appunto fosse lui ad aver provato la macchina per volare, che aveva inventato, quindi insomma anche una certa fiducia se vogliamo nei confronti di Leonardo, perché... E come è capitato, Leonardo? Innanzitutto le riprese le avete fatte durante il Covid oppure le avevate già fatte prima? Avevamo iniziato prima, in realtà, sì, avevamo iniziato prima. Io avevo fatto provini, insomma, il provino ancora prima, insomma, Ah, quindi devi mesi prima. continui a fare i provini anche per queste Sì. produzioni, anche se ma questa è la stessa produzione dei Medici, giusto? Sì. A Quindi cui si hanno preso. aggiunge anche Sony P, si sono aggiunte anche altre produzioni, però diciamo sì, c'è la Lux Vide e la Big Light, che erano le stesse dei Medici, poi ci sono anche la Sony, la Alfresco, insomma ci sono poi altre produzioni, se non sbaglio c'è anche, fa parte della, adesso dirò, forse lo dirò male, però tipo di un'alleanza di produzioni anche spagnola e francese, Ah, se non sbaglio, quindi c'è probabile. anche RTV, vabbè non dico i nomi che poi magari li sbaglio, però insomma è una collaborazione tra vari paesi. E sì, insomma, avevo fatto il provino parecchio tempo fa, un po' prima dell'inizio delle riprese, poi abbiamo iniziato a dicembre, se non ricordo male, dicembre 2019. 2019, quindi diciamo il Covid già c'era, ma non si sapeva. No, infatti, cioè si iniziava un po' a parlare della cosa, era ancora quella fase in cui non si capiva bene che cosa E stesse quindi poi avete succedendo. dovuto interrompere le riprese, causa Sì, Covid. poi abbiamo interrotto. Praticamente sì, ci siamo fermati quando poi, insomma, c'è stato il lockdown, quello nazionale, Marzo. quando hanno chiuso tutto. Ci siamo fermati e da lì, insomma, siamo rimasti fermi per tutto il periodo. E poi, però, devo dire, cioè, la produzione, la Lux sono stati incredibili perché hanno subito risistemato tutto, riadattato tutto. E quindi siamo riusciti a tornare sul set praticamente appena hanno riaperto. In sicurezza, quindi ovviamente hanno organizzato tutto affinché, no, riuscissimo a mantenere le distanze, poi c'erano i tamponi, insomma, tutto quello che poi adesso si fa ormai quasi, è diventata quasi, insomma, una Quindi normalità. avete preso a giugno Eh 2020. sì, infatti poi abbiamo finito proprio in estate piena, abbiamo finito ad agosto, abbiamo finito le riprese, però ce l'abbiamo fatta, infatti è una bella soddisfazione comunque anche vederlo poi in TV, insomma, vedere che adesso, no, va in onda. Stai piacendo in Sono TV. contento, sono contento. Come? Ti stai piacendo in televisione? Le prime due puntate ti sono Sono piaciute? contento, sì. Poi ho detto, per quanto riguarda proprio me in particolare, sono sempre molto critico, però È il momento in sì, cui vai in sono bagno, non so, vai a fare un po'. contento. Però sì, no, sono molto contento anche proprio per la soddisfazione, cioè sono veramente felice perché comunque è una bella soddisfazione, no? Poi vedere comunque, no, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito, no? Con lo sforzo di tutti siamo riusciti. Grandissima produzione, veramente le prime due puntate spettacolari, tutto, Grazie. no, vabbè, bellissima. Grazie, sì, non so, insomma. Complimentoni a te e a tutta la produzione. Poi c'è Grazie stato anche mille. quest'altro film molto Sì. caruso che è uscito su Sky a dicembre, intorno Sì. a Natale, giusto? Sì. Sì, pure questa è un'esperienza fighissima, molto, molto divertente. Beh, il mio ruolo era questo Antonio, questo ragazzo molto, no, un po' precisetti, come si dice. Diciamo anche da Sì, insomma, sì. Questo praticante. un mostro che si vede Sì, e Martina Gatti, dall'attore. Valentina, interpretata Martina Gatti, è questa ragazza che appunto, diciamo, all'inizio ha questi problemi un po' con la droga, quindi succede qualcosa che, diciamo, la porta ad avere problemi in famiglia. Il padre, che è il mio capo in realtà, in questo studio di avvocati, mi incarica di portarla in questo centro di disintossicazione senza farle sapere niente, senza farglielo scoprire. Per cui inizia anche qui, è un road movie, per cui inizia questo viaggio in cui lei ovviamente scopre subito, diciamo, dove stiamo andando, e in realtà insegna anche a me qualcosa, e dice: ma perché non ci liberiamo tutti e troviamo tutti e due la nostra strada? A un certo punto si rendono conto di quanto poi è oppressivo il padre, e quindi in un certo senso crescono entrambi, no? Si prendono tutte e due le proprie Si responsabilità, e completano un po' a c'è vicenda, questo andando a mostro, lei vedere vede questo mostro che viene in viaggio con noi, che era, sì, un mostro vero, poi tra l'altro non era in CGI, in computer, ma era proprio un pupazzo che parlava e questa si è muoveva. la cosa migliore, cioè pupazzi È veri, sempre tutto. bellissimo.
CGI ormai ci, cioè, siamo pieni, nel senso li vediamo dappertutto, basta. No, infatti Matteo Gentiloni, che è il regista, l'ha proprio preferito, ha detto io c'ho in mente di farlo così, mi piace proprio l'idea di avere... Sono ritornati di moda gli anni 80, queste è cose vero. Proprio infatti, molto, infatti. Molto, molto, molto Star Wars, sì. vecchia scuola. Una storia infinita, queste cose e proprio... Sì. Cioè, noi ci siamo cresciuti. Bene, e poi ovviamente, come dimenticare, di cui stai girando la terza stagione, possiamo sì. dirlo. No? Sì, sì, sì. Esatto. Eccoci qua. Anche qui un cast proprio di poco conto, Angela Finocchiaro, che io amo follemente. Sì, mamma mia, mi risale. Diceva Dio vede e provvede, che era sì. la mia preferita, esatto. Io ero innamorato di lei anche quando ho fatto Volere Volare. Volere, non so se ricordi, è un film di Nichetti. Sì, penso di sì, un film di Nichetti bellissimo, io mi ricordo, lo vedevo quando ero piccolo, ero perdutamente innamorato, sì, e gliel'ho detto infatti, perché insomma ho avuto l'occasione di dichiarare l'amore, ero molto felice di questo, e sì, poi sì, un bellissimo cast, veramente uno dei set più divertenti su cui io sia mai stato, e stiamo divertendo tantissimo, adesso ormai è proprio tipo famiglia. Chiaramente, cioè la sensazione è proprio di vai sul set e ti senti proprio in famiglia. Siamo ovviamente tutti in ottimi rapporti, insomma, siamo amici proprio, ci sentiamo anche, come dire, quotidianamente, quindi questa è proprio una cosa bella. Quando succede questa magia, che non è poi scontata in realtà, il fatto poi di... Io tendenzialmente sono sempre stato abbastanza fortunato, diciamo, sui set, cioè non mi è mai capitato proprio di dire... Oddio, questo non lo tolgo, veramente non c'è mai sì. stato niente del genere, nessuno ti ha mai provato ad avvelenare un piatto, non è ancora successo, poi insomma c'è sempre tempo, però nonostante, voglio dire, hai recitato in molte cose storiche dove, voglio dire, il veleno, questa cosa era un po' sì, esatto, poteva anche in voga. No, invece no. Non ti sei mai sentito gli occhi addosso di qualcuno che diceva dovevo esserci io, che magari facevo un ruolo più piccolo e diceva lo sta facendo malissimo, io l'avrei fatto molto male. Adesso lo faccio cadere in scena davanti a tutti. No, fantastica, forse mi hai percepito tu, sei troppo buono. Non lo so, no, penso di no, onestamente... Non mi è mai capitato, cioè a ripercorrere un po', non mi sembra. Poi certo, appunto, ci sono poi i casi particolari, come appunto in questo caso, che è proprio, ti senti proprio a casa, non so come dire, no? Vi frequentate anche fuori dal set, vi sentite, sì, sì. In videochiamate infinite. Sì, assolutamente. Chi è il tuo migliore amico del set? Rivediamolo. Ma ci sono ancora tutti, giusto, nella terza stagione? Non vorrei fare... Non posso dire niente, non posso svelare niente. Ovviamente. Ma con tutti ho un bellissimo rapporto. Anche con tutti un bellissimo rapporto. Sì, assolutamente. Poi adesso con lui, diciamo, ho legato ancora di più, perché ho girato un film diretto da lui che uscirà, spero, presto. E spero che, appunto, che esca al cinema, perché vuol dire che poi... No, come si chiamerà questo film? Si chiama I Cassa Mortari. No, non avevo già sentito parlare, ma è un film, sì, ma non è un rifacimento di Six Feet Under. È un film, non posso dire niente, anche qui non posso dire niente di niente, però posso dire che l'ho girato, questo sì, l'ho girato, abbiamo girato, è una commedia, e, insomma, vabbè, insomma, non dico altro, però sì, uscirà, spero, presto, e soprattutto spero al cinema. Sì, perché appunto vuol dire che abbiamo riaperto tutto e che siamo di nuovo... Dovremmo uscire, che cavolo, voglio dire. Ormai sì. E quindi insomma, con Claudio, sì, insomma, abbiamo legato tanto e avere la possibilità di essere con lui sul set, cioè mi sento proprio a casa, non so come altro dirlo, per cui è proprio la bellezza del gioco, no, che fa parte di questo lavoro, con lui me la godo tantissimo. Ecco. Bello. Vabbè, sì. Queste sono persone, ma perché i più grandi poi sono sempre persone umili, disponibili, semplici. Sembra una frase fatta, ma è proprio così. Io me ne sto rendendo conto anche con Granelli, che veramente ci sono magari persone che si credono chissà chi e magari non ti rispondono, e poi le persone più concrete, cioè che hanno anche una carriera alle spalle molto più importante, sono le persone più disponibili, sono le persone più umili, che si rendono conto che effettivamente questo lavoro lo fanno anche per interagire con i loro... È proprio così, sì, è proprio così.
E poi con Miguel, con Rosa, con Margherita, insomma, con tutti c'è un bellissimo rapporto, veramente un fortunato, no? È proprio una bella atmosfera proprio, con loro, con la troupe Me li pure. puoi sponsorizzare per Granelli la serie? Come? Interessante. Me li puoi sponsorizzare per Granelli Esatto, esattamente. la serie? Fantastico. Bene, allora, detto anche questo, ci sono altri progetti in cantiere? Non credo, perché voglio dire, ora stai girando Nero a metà 3, che uscirà penso ad ottobre. Tra l'altro è bella questa cosa che Nero a metà lo state veramente facendo ogni anno, cioè a settembre-ottobre c'è sempre la nuova stagione, C'è quindi un appuntamento. siete anche fidelissimi. Speriamo che anche in questo caso si riesca, insomma, a farlo uscire, sì, in quel periodo lì. Vediamo, insomma, sì, non te lo so dire in realtà per quanto riguarda. Diciamo di un'altra estate che vivrai sul set, molto probabilmente. Non Dai, vorrei dai. anche perché poi è una lunga serialità, Nero a metà, sono quanti episodi più o meno, le prime due stagioni? Sono dunque 12, sono 6 puntate, mi pare, quindi 12 episodi, no? 16 12 episodi, episodi, giusto? quindi comunque Sì, è bella, bella l'avete lunga, sì. iniziato quando la settimana scorsa di girare la terza No, stagione? adesso è già da un po', in realtà, non tanto, sarà anche quant'è, un mesetto forse più o meno, all'incirca, sì. Allora, dai, forse in primavera ce la fate a finirla. Sì. Sì. Bene, bene. In conclusione, te la senti di dare qualche consiglio motivazionale alle persone che magari vogliono intraprendere il tuo stesso percorso e non sanno che pesci prendere, oppure si sentono sconfortati, magari anche il periodo storico, però a prescindere dal periodo storico, lì non si può fare niente. Quindi Che certo. cosa... Che consiglio gli daresti? È difficile per me dare consigli perché comunque appunto, come dire, come dicevo prima, è sempre è un mestiere complesso, nel senso che proprio a livello personale poi è difficile avere certezze. Quindi ecco, sicuramente partire da questo presupposto e magari concentrarsi diciamo, sull'aspetto positivo di questa faccenda, no? E quindi appunto il sentirsi sempre vivi, sempre affamati di scoprire qualcosa di nuovo, consapevoli del fatto che non sai mai quello che succede. Per cui ecco, questa sicuramente non è per scoraggiare, anzi, lo dico proprio nell'altro senso, e quindi riuscire appunto ad avere una sorta di consapevolezza anche di questo lato qui, che è difficile da affrontare, però è un lato che c'è e che allo stesso tempo ti può dare tanto, non so come dire. Quindi forse anche questo, sì, concentrarsi anche su questo, accettare il fatto che ci sono dei no, ci sono delle sconfitte, delle delusioni, e fa parte del gioco come un po' nella vita in generale, no? Infatti è un mestiere che somiglia molto alla vita di tutti i giorni, non so come dire, quindi avere. Sì, cioè soprattutto le porte in faccia ti aiutano a crescere come un po' Sì. in tutti i campi e poi non pensare di non essere all'altezza se qualcuno non ti sceglie, perché poi è anche... Assolutamente no, anche perché poi è talmente vasto come mondo, nel senso che poi ci sono talmente tanti ruoli, no? Come dicevo, è proprio veramente sembra un po' qualcosa che sembra la vita, no? Si gioca un po' a riprodurre, la vita o anche l'immaginazione, no? Per cui è un mondo enorme che dà tante possibilità, ci sono tanti ruoli diversi, tante possibilità, magari c'è il momento giusto in cui capita il ruolo che in quel momento senti perfetto per te e quindi il provino va bene, però magari invece va bene, ma fisicamente non sei giusto perché cercano qualcos'altro che è più giusto per loro. Quindi è tutto un po' incerto e questo ti dice da una parte che è difficile, ma allo stesso tempo ti dice che di possibilità ce ne sono e che può succedere sempre qualcosa di positivo anche quando meno te lo aspetti, ecco. Perfetto, benissimo. Allora, in chiusura, io suggerisco comunque, se vi è piaciuta questa intervista, di seguire il canale YouTube Granelli la serie con tutte le interviste, la pagina Facebook Granelli la serie e il profilo Instagram di Granelli la serie, dove queste interviste rimarranno in eterno. Quindi potete vederle quando volete, anche quando Alessandro invecchierà, quando io invecchierò, questa intervista resterà per sempre negli annali. Grazie di cuore. Commenteremo, beh, a quel punto quando passeranno.
magari tra 10 anni la commenteremo. Tu, Alessandro, ti richiamerò e mi darai e faremo una puntata con tutti gli aggiornamenti con Leonardo. Ok, volentieri. Con qualche altro personaggio storico che c'era nel frattempo, Dante Alighieri, già me la vedo la prossima serie della sfida. Perfetto, grazie. Grazie di cuore. Grazie a te. E un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e quelli che ci grazie. Seguono. Grazie a tutti, grazie a te, è stato un piacere. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao a tutti.